Ciao e benvenuti ad un'altra recensione. Oggi daremo un'occhiata al 2-pack della NECA Alien vs Predator. Prodotto nel 2010, contiene due action figures in scala 7 pollici, e cioè il Predator alto circa 20 cm e l'Alien alto circa 22 cm. Diamo un'occhiata rapidissima al packaging. Abbiamo questa clamshell piuttosto grande per ospitare due action figures. Qui abbiamo il logo Toys R Us, lo sticker Toys R Us, perché l'ho acquistata dall'America su eBay e inizialmente era venduta come esclusiva Toys R Us, poi in realtà in differita è stata distribuita in tutto il mondo. In alto abbiamo i loghi Alien e Predator, in basso le descrizioni, diciamo, delle due action figures. Su ogni lato un'immagine di una delle due action figures, quindi il Predator. Questo lato, e sull'altro lato invece abbiamo l'Alien, molto minaccioso. Sul retro ancora due immagini dei personaggi, Predator e Alien, e la descrizione dei personaggi stessi ve le metto a fuoco, così se volete potete leggerle. Predator. In basso altre action figures in questa linea, sia Alien, mi scuso per i riflessi, ma non riesco a evitarli. Ah, sia Alien che Predator. Iniziare, vediamo gli accessori esclusivi di questo 2-pack. Abbiamo questi due trofei. Non potete reperirli diversamente se non acquistando questo 2-pack, con le action figure singole non sono disponibili. Quindi abbiamo sia quello del Predator, vedete il teschio del Predator. Davvero molto ben scolpito e dipinto, sembra un vero teschio, invece è di plastica. Ha addirittura la bocca articolata, guardate un po' che figata. E anche quello dell'Alien, molto molto bello, vedete, enorme. Anche questo molto ben realizzato. Tra l'altro sembra avere una spina dorsale anche nella testa, l'Alien. Non lo avevo mai notato. Molto bello con queste sfumature, vedete, scure, che lo rendono molto realistico. Anche il trofeo dell'Alien ha, o meglio del Predator, che è la testa dell'Alien, ha la bocca articolata. Davvero una figata pazzesca. Molto belli questi accessori. Passiamo invece alle action figures, partendo dal Predator. Innanzitutto ci tengo a dire che il nero che vedete attorno agli occhi, che potete vedere attorno agli occhi, l'ho applicato io, è una piccola customizzazione, perché in realtà aveva un painting simile a quello della testa, quindi era giallastro con puntini neri. Ma questo non è accurato rispetto al film, e quindi ho deciso di applicare io questo nero, anche se è un nero opaco. Sarebbe stato più accurato, più adatto un nero lucido, però comunque il miglioramento è notevole rispetto al painting precedente. Il Predator è perfettamente identico nello sculpt alla versione con la maschera, lo vediamo qui in comparazione, sono esattamente lo stesso sculpt. Ci sono invece delle differenze, piccole differenze di painting. Come potete vedere, la versione unmasked è più giallastra, mentre quella con la maschera è più bianca, più beige, e inoltre il painting è un po' più lucido sulla versione con la maschera, qui è un po' più opaco. Anche l'armatura è leggermente diversa, vedete, più metallizzata, più lucida nella versione con la maschera e più matte, più opaca nella versione unmasked, senza maschera. In realtà c'è anche un'altra differenza, questi effetti battle damage, vedete. Sugli stinchi. Quindi la grande differenza in realtà è il volto, che potete vedere è unmasked, senza la maschera, senza questo elmetto. Andiamola a vedere più nel dettaglio, con la bocca non aperta, però vedete, ha questa bocca chiusa con i tentacoli che asimmetrici, danno davvero un senso di movimento molto molto bello. Ricordano la prima volta in cui il Predator toglie la maschera nel film. Abbiamo il backpack ovviamente rimovibile con il cannone articolato. Andiamolo a rimuovere, eccolo qua. Per quanto riguarda invece l'articolazione del Predator, rimuoviamo il backpack. La testa è su articolazione a sfera, con un buon range di movimento laterale nonostante i capelloni, i dreads, e invece il movimento in su e in giù è abbastanza buono, non eccessivo, però è un buon movimento. Il braccio può ruotare a 360 gradi e muoversi in fuori e in dentro. Abbiamo rotazione e piegamento al gomito.
La mano è su articolazione a sfera. Queste lame sono estendibili, ovviamente, come nella versione con la maschera. Poi abbiamo rotazione alla vita. Al fianco abbiamo un taglio obliquo, quindi non abbiamo ancora l'articolazione migliorata, che abbiamo visto ad esempio nel Water Emergence Predator. Poi abbiamo un'altra rotazione qui nella coscia. Singolo snodo al ginocchio, un po' duro veramente, non vorrei forzarlo. Singolo snodo, piegamento più rotazione e articolazione a sfera al piede. Come accessori abbiamo quindi il backpack rimovibile con il cannone articolato e tutti questi trofei al collo e attorno alle spalle del Predator, molto ben realizzati anche questi, sia il collare che i due pendenti. Molto molto bello il Predator. Passiamo invece all'Alien, che è il pezzo sicuramente più interessante perché è il primo Alien che recensisco. Un pezzo davvero impressionante, innanzitutto è enorme, 22 centimetri, guardate rispetto al Predator, è un paio di centimetri più alto. Ha questa testa allungata verso la parte posteriore, molto inquietante, davvero inquietante la bocca. Tutti questi dettagli, questo sculpt davvero intricato con queste sporgenze. Molto longilineo questo alien, l'alien è molto longilineo. Sul retro abbiamo questi spuntoni, non so bene che cosa siano, sembrano un po' dei tentacoli, sono di plastica leggermente morbida. E poi abbiamo la coda lunghissima che è posabile, ha il fil di ferro all'interno, quindi è posabile, molto molto bello, un bel tocco. Mi piace molto questa parte superiore della testa, vedete, ha questa trasparenza, questa copertura, diciamo, trasparente. All'interno c'è questa stampa dei dettagli della testa, sembrerebbe proprio stampata, non so se è un cartoncino oppure se è stampato sulla plastica, molto più probabile che sia stampata sulla plastica. Però abbiamo tutti questi dettagli in trasparenza, davvero molto molto belli. La bocca si può aprire. Innanzitutto ci tengo a dire attenzione a questi tubi quando muovete la testa, perché potreste staccarli dalla parte posteriore dove sono attaccati, vedete. La bocca, dicevo, può essere aperta, però ho qualche difficoltà. In realtà è una feature che ritengo molto interessante, quindi ci tenevo a farvela vedere, però ho difficoltà ad aprire la bocca. Ve la spiego come funziona. Potete aprire la bocca e estrarre, penso che possiate intravederlo, la bocca interna, diciamo la inner jaw cosiddetta, questa specie di piccolo alieno che spunta dalla bocca dell'alien, del Big Chap. Per quanto riguarda l'articolazione, la testa è su articolazione a sfera, come dicevo, attenzione a questi tubi quando muovete la testa. Il braccio può ruotare a 360 gradi e muoversi in fuori e in dentro. Rotazione nella parte alta del braccio. Singolo snodo al gomito, non con rotazione però, e rotazione alla mano. Le dita sono un po' morbide, quindi non sono posabili, però potete comunque almeno fare finta di muoverle. Poi abbiamo articolazione a sfera nel mezzo del torso, un taglio obliquo anche qui al fianco, rotazione qui vicino al ginocchio, alla gamba, singolo snodo al ginocchio e il piede può muoversi in su e in giù. È una cerniera, quindi. Molto molto bello l'Alien. Devo dire che nonostante l'articolazione piuttosto limitata, soprattutto i fianchi mi preoccupavano, devo dire che si possono raggiungere delle buone pose, si possono creare delle buone pose con questo Alien. È un bellissimo display piece, davvero molto molto bello, così come il Predator, nulla da togliere anche al Predator. Sono due bellissimi display piece. Sono ovviamente più interessato all'Alien perché il Predator era l'ennesimo Predator che ho, anche se probabilmente il mio preferito perché mi piace molto questa versione Unmasked. Sono due display piece davvero notevoli, non posso che consigliarveli. Il 2-pack l'ho acquistato quindi su eBay, come dicevo, pagandolo circa 28 euro compresa spedizione, quindi un vero affare allora. Ora devo dire che ce ne sono pochissimi su eBay. E si trovano dai 30 euro in su. I prezzi in realtà delle inserzioni compralo subito sono piuttosto alti, arrivano anche a 70-80 euro e li superano anche, però sono sicuro che in asta potreste trovarli a un buon prezzo. Quindi vi consiglio di tenere gli occhi aperti e di cercare l'occasione giusta per acquistare queste action figures.
Tuttavia, vi consiglierei di prendere le ultime versioni, soprattutto dell'Alien, che sicuramente ha l'articolazione migliorata, così come pure il Predator. Però, se vi piacciono queste due versioni, vi consiglio anche di acquistare il 2-pack, perché no? Detto questo, io vi saluto, spero che questa recensione vi sia piaciuta e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!